Nelle famiglie non si parla più, non c'è più dialogo. In questo video di oggi voglio esaminare la condizione attuale della nostra società, ma più in generale anche di quella mondiale. E credo con ogni certezza che all'interno di una famiglia non ci sia più ormai il dialogo. E non ci sia quindi più il confronto. In buona sostanza, non si parla più come magari poteva avvenire molti, moltissimi anni fa. E parlo degli anni 30, 40, 50, quando io credo, ma non ne sono sicuro di ciò, che c'era molto più dialogo rispetto ai tempi contemporanei. Perché? Non si parla più nelle famiglie, perché non c'è più niente da dire. Ormai quello che c'è oggi, che ha tolto la possibilità di parlare, si chiama web, internet. Ormai tutti hanno uno smartphone, quindi passano la gran parte del tempo addosso, con in mano lo smartphone, con in mano il tablet, con in mano questo strumento che io definisco strumento di distrazione di massa, perché distrae la massa. Non è uno strumento che istruisce questo. Questo strumento è uno strumento che secondo me distrae la società, distrae le persone, non le rende capaci di pensare e di ragionare. Se questo strumento venisse cancellato, venisse tolto, venisse abolito dalle famiglie, o meglio nelle famiglie di ogni ceto e quindi ogni classe sociale, io sono convinto che il dialogo tornerebbe finalmente ad esserci. È inutile stare lì a dire no, ma io parlo con i familiari parlano con me, perché vuoi o non vuoi, quando si ha a che fare con una famiglia, ogni persona ha uno smartphone e perde te o iPhone, se parliamo di famiglie tra virgolette benestanti. Quindi facoltose, e la maggior parte del tempo viene passato con in mano questo strumento che io odio. Non sto a, diciamo così, elencare i motivi, ma penso che si suppongano, se proprio dovessi dirli, ve ne dico uno, perché purtroppo, ripeto, che questo strumento ha portato a alienare gli esseri umani, ci ha portati a vivere in maniera robotica, cioè siamo degli automi in mano a uno strumento come questo che ci dirige, che ci comanda, che ci, diciamo così, impartisce gli ordini e a cui noi stiamo attaccati, non dico 24 ore su 24, ma poco ci manca. Io invito ogni essere umano a riflettere e pensare che effettivamente quello che sto dicendo rappresenta la verità dei fatti. Ora, la domanda è molto semplice. Tu che mi stai guardando e ascoltando, che può essere uomo, donna, ragazzo, ragazza e quant'altro, parli con i tuoi amici? La tua risposta potrebbe essere sì, effettivamente sì, perché con gli amici in genere si parla. Ma se sei in famiglia, parli con i tuoi familiari, che possono essere papà e mamma, cugini, fratelli, sorelle, oppure passi più tempo a toccare questo smartphone o un iPhone? Ecco, la tua risposta forse potrebbe essere: è vero, caro Leandro, passo più tempo con in mano lo smartphone o l'iPhone. Questo è del tutto normale, perché l'iPhone, e mi dispiace doverlo dire e doverlo ammettere, ha relegato i rapporti ed ha indebolito i rapporti in maniera drastica. Che significa? Che oggi come oggi un ragazzo e una ragazza passano 22 ore di tempo addosso allo smartphone, a rispondere alle notifiche, ai commenti, a stare appresso a WhatsApp, a rispondere ai commenti, a rispondere ai messaggi che arrivano su WhatsApp, oppure a fare i giochi che ci sono negli smartphone e iPhone, dimenticandosi che ci deve essere un rapporto familiare che deve essere coltivato. Ciò significa che io coltivo te, tu coltivi me, ci deve essere uno scambio di opinioni e di pareri, perché lo scambio di opinioni e di pareri è essenziale e fondamentale. Se manca il dialogo, manca tutto nella vita. Ci deve essere un, chiamiamolo, modo per parlare, per disquisire, per
far sì che ci sia un confronto dialettico, un confronto verbale. Va bene anche lo scontro, perché lo scontro a volte è terapeutico, fa molto bene, ma l'importante è che ci sia, perché vedere, assistere a persone che stanno, ripeto, 12, 15, 16 ore appresso allo smartphone, all'iPhone o al tablet, che dir si voglia, e non curano gli interessi familiari parlando con il padre, con la madre, col fratello, con la sorella, col cugino, con il nipote, eccetera, eccetera, secondo me è assurdo e non si può andare avanti di questo passo. Quindi io dico, non sto condannando le persone che hanno uno smartphone, perché anche io ho uno smartphone, però il mio chiaramente ha un valore di 30 euro, di 50 euro, ecco, non di più. Ci sono invece persone che hanno smartphone che hanno un valore di 200, 300, 500 euro. E già questo ci deve far capire qualcosa. Io però non sono compulsivo o ossessivamente compulsivo con lo smartphone. Per me lo smartphone non ha una importanza elevata. Per me può esserci o non esserci. Non sto dicendo, ah, oddio mio, mi devo fare lo smartphone, devo rispondere alle domande, devo rispondere ad ask.fm, devo rispondere alle notifiche di Facebook, a WhatsApp. No, a me non mi interessa nulla. A me interessa conversare con chi ho davanti. E soprattutto migliorare me stesso, come sto facendo in questo mio canale di YouTube. Io informo, io formo la massa, io istruisco le persone. Ed è questo quello che bisogna fare, che bisognerebbe fare, perché istruire la massa è qualcosa di fondamentale. Lasciatevelo dire da me. E non sono una persona stupida, non sono una persona inetta, non sono una persona rincoglionita. Io dico quello che penso. Se ho qualcosa che devo dire, lo dico apertamente. Certo, è chiaro, avendo paura di ritrovarmi, come si suol dire, male, sto attento a dire certe cose, perché una persona che magari parla di una cosa e un'altra persona si sente magari coinvolta, potrebbe fare una segnalazione, eccetera, eccetera. Quindi è sempre bene andarci con i piedi di piombo, come si suol dire, no? E siccome sono un conoscitore con un bel cervello, non sono bello, però un bel cervello grande, capace di ragionare, di riflettere, dico, io penso questo. Poi ognuno può pensare quello che vuole. Quindi tornando a noi, e lo dico tranquillamente e serenamente, nelle famiglie italiane, ma non solo, non si parla più. C'è la difficoltà a parlare, a confrontarsi, a dibattere, a discutere. Le famiglie un tempo erano molto più unite tra di loro. C'era il confronto, il dibattito, cosa hai fatto oggi, come è andata a scuola, come è andata al lavoro, raccontami un po', come ti trovi in questo nuovo lavoro, in questa scuola, in questa classe. C'era un dibattito, perché? Perché non c'erano i social network, perché non c'era internet, non c'erano gli smartphone, non c'erano gli iPhone, non c'erano i tablet, non c'erano gli strumenti che ci conducevano a diventare degli automi. Si parlava indistintamente di tutto, di come andava la vita, come è andata oggi a scuola, come cosa hai fatto oggi, come è andata oggi al lavoro, ma il capo ti ha pagato? Il professore come ti ha preso? Ti ha bocciato, quindi non ti ha bocciato. Che voto hai preso oggi a scuola? Com'è andata l'interrogazione? Insomma, sono tutte cose che vengono man mano e col tempo, e col passare del tempo. Invece, oggi come oggi, stiamo tutti relegati dinanzi a questo smartphone. Io sto usando il modo indicativo, il presente, e sto dicendo, e sto usando la prima persona plurale, noi, perché ci metto in mezzo anche me stesso. Anche io non lo voglio nascondere, altrimenti sarei un ipocrita di merda. E non voglio essere un ipocrita, un falso del cavolo, pure io ci sto appresso a questo. Però io ci sto mezz'ora, un'ora al giorno. Invece vedo persone che ci stanno anche 7, 8, 9 ore consecutive appresso a questo strumento, si distraggono, non pensano ad altro e per loro c'è solo questo, dimenticandosi che ci sono anche i rapporti umani. I rapporti umani sono sacrosanti. Non proibitevi mai di parlare con le altre persone. E soprattutto tenete in considerazione gli altri come esseri umani capaci di arricchire voi stessi. L'umano arricchisce un altro umano è arricchito da me stesso. C'è l'arricchimento degli animi e dei cervelli. Grazie da Leandro Smelli, di Roma è tutto, un saluto, iscrivetevi e al prossimo video da parte mia.